Eccoci qui al PUF, una serata voluta da Francesco, no? Da Francesco Fiorini, per far capire quanto è importante questo locale magico. E si entra qui dentro e già dopo pochi minuti si ha la sensazione di essere di casa, e quello che abbiamo anche provato noi, no? Basta uno sguardo, basta stare vicino a una persona e si ha quella sensazione magica di conoscerlo già da tempo. Quindi questa è la sensazione che abbiamo provato, e soprattutto un fior fiore di artisti, che molti sono anche nati in questo ambiente, molti anche della scuola di Lando Fiorini, e qui accanto a me c'è Sandro Scavicchio, che di musica e di interpretazione se ne intende. Allora Sandro, come nasce il tuo arrivo qui al PUF? E soprattutto il legame che ti ha, come dire, consolidato anche con Lando e anche poi di conseguenza col figlio, con Francesco. Sì, è una di quelle cose che, diciamo, mi sono un po' conquistato da solo, perché magari adesso cercherò di essere sintetico. Io fino al 2000 suonavo nei locali, però già scrivevo canzoni e mi capitò di scrivere due canzoni in romano e onestamente non sapevo cosa fare con queste due canzoni. Insomma, un giorno dissi: ma io ci devo provare con Lando. E venni qui proprio fuori al PUF e avevo registrato su una cassettina queste due canzoni e lui praticamente non sapevo come arrivarci. Insomma, gli diedi a una persona che stava qui fuori questa cassettina dicendo: per favore potete farla avere, insomma, a Lando. E io però lì fui un po' paraculetto, perché oltre al mio numero di casa, insomma, era ancora il periodo in cui si telefonava a casa, insomma, non c'erano ancora manco i cellulari. E scrissi: vabbè, ma tanto tu non mi chiamerai mai, comunque caro Lando, ci ho scritto queste due canzoni. E quindi 3-4 giorni dopo arrivò una telefonata a casa dove mi dicevano: siamo del PUF, sono la segretaria, adesso le parlo le passo il maestro. E Lando disse: sei Sandro? Sì, guarda, io sono Lando Fiorini, hai visto che ti ho chiamato? Dai, passa qui a Piatta in Caffè che ne parliamo. Io passai qualche giorno dopo qui. E lui mi disse che le canzoni le aveva ascoltato, gli erano piaciute e mi disse: io devo fare un disco e dai, queste due canzoni io te le canto. E poi però mi disse: guarda, però io sto a cercare pure altre canzoni, c'è qualche altra cosa? Io dissi: sì, ce l'ho, in realtà non ce l'avevo. Però tornai a casa e dissi: voglio vedere se sono all'altezza di poter scrivere una cosa quasi su commissione. Insomma, mi uscì un'altra canzone, Fammè Volà, che poi lui incise. E così, per sintetizzare, quando poi un anno dopo mi diede il CD che si intitolava Ci sarà pure un grande amore, la grande sorpresa fu vedere che c'erano tre mie canzoni su un CD dove tra gli autori c'era Marrocchi, quello che ha scritto Perdere l'amore, Memo Remigi, Califano, Minellono, cioè dei mostri sacri degli autori. Però tutti con una canzone, io ce ne avevo tre. E quindi questo è stato il primo impatto con Lando. Poi da quel momento in poi, poi gli ho scritto altre canzoni, ma sempre con molta riservatezza. Infatti, se tornassi indietro, forse l'avrei dovuto un po' più marcare a vista, avremmo potuto fare molte più cose, però un po' la mia riservatezza, un po' lui, insomma, che tanto è vero che per esempio sul mio CD tempo fa avevo scritto inciso anche un'altra canzone di un mio CD e lui sentendola disse: a paraculi, questa non me l'avevi fatta sentire, per dire, insomma, ecco. Quindi forse sarei stato pure io un po' più, dovevo essere io forse un po' più insistente, però alla fine il mio rapporto con lui è stato bello così, insomma. Ho cercato di essere sintetico. Sì, no, sei stato molto sintetico, ma scendiamo un pochino più nel particolare, visto che siamo qui, stiamo a casa di Lando, no? Quindi poi Certo. diventata un po' la casa di tutti, se Speriamo vogliamo, dei romani, insomma, dei ecco. romani, quindi della romanità. Che personaggio era Lando? Per quello che tu l'hai conosciuto, cosa ti è rimasto dentro di quel personaggio? Mi è rimasta dentro la sua grande romanità vera. Io dico sempre una cosa: non me voglio fare dei nemici, insomma, però oggi purtroppo il dialetto romano, ecco, adesso poi arrivo al cuore della domanda, il dialetto romano viene un po' buttato là, c'ha un suono diverso. Lando era ancora uno di quei vecchi romani che avevano quel suono romano un po' alla Aldo Fabrizi, un po' quello che noi, quel suono che c'è nei film in bianco e nero su Roma. E
E quindi questa era una delle grandi cose che io quando la mattina passavo qualche volta lo venivo a trovare, e lui andava sempre di corsa e mi diceva: dai, hai capito, ho poco tempo, dimmi. E poi invece raccontava lui. Poi a un certo punto Sarsà diceva: vabbè, mosca capito, te ne devi andare. Ecco, lui era schietto così, ma la cosa che più mi è rimasta, cioè me ne sono rimaste tante, ma io quando penso a lui sento quel suono romano che non sento più purtroppo negli attori contemporanei, nella parlata romana di oggi, che sta diventando un'altra cosa. Quindi ecco, una delle cose che mi è rimasta di lui è il suono della romanità proprio nel dialetto. Allora Sandro, per i nostri amici che ci seguono a trasorbis.it, questo giornale di riferimento delle forze dell'ordine e non solo, dove ti possono trovare i nostri amici, quali sono i tuoi canali di contatto, la tua presenza qui al PUF, se è periodica, se è occasionale, insomma, ecco, dove possiamo e dove possono seguirti i nostri amici? Allora, prima di tutto io sono certo che se riusciamo, insomma, se si riuscirà questa fondazione a creare veramente, riuscirà a creare quello che vuole creare questo grande polo, io sicuramente sarò nel cartellone, ci sarò anch'io. E adesso imminente, io sto un po' in giro adesso, va bene, approfitto anche se esco un attimo dalla romanità per dire che io per esempio il 27 giugno, mercoledì prossimo, alla biblioteca della bicicletta a via della Pineta Secchetti 78 presento il mio nuovo CD, che è la colonna sonora di uno spettacolo che sto facendo su Marco Pantani. Ecco, questo non c'entra niente con la romanità, perché comunque io sono romano ma sono anche italiano. Quindi per quanto riguarda adesso proprio imminente ho questa cosa qui. Poi, ripeto, spero di essere sicuramente nel cartellone qui del PUF e di poter riportare qui i miei spettacoli che faccio anche su Roma. Insomma, io mi sdoppio un po' così tra cose in italiano e cose romane. Quindi, e poi comunque ho un sito che è www.scapicchio.it, dove chi vuole sapere qualcosa più di me può andare lì, insomma. Dal PUF è tutto, questo luogo magico. Sandro Scapicchio è stato molto sintetico, ma ci ha trasmesso quelle che sono state le sue emozioni e quelle che lo sono tuttora, perché abbiamo detto che Lando Fiorini ancora c'è di fatto qui, la presenza si sente, si avverte, lo dicono tutti, ma veramente entrando qui si prova questa sensazione. Quindi grazie a Sandro Scapicchio, in bocca al lupo per tutto quello che verrà, grazie per quello che hai fatto e ripeto, seguiamolo attraverso il suo sito, e abbiamo sentito prima, è veramente un personaggio, è un artista, ma un uomo straordinario. Dal PUF è tutto, da trasorbis.it.